Insiste Klaus, deve uscire Koundé, però adesso c'è spazio per Telk in area, ancora Klaus, guarda la porta, si gira, Koundé chiude, Ayer a vuoto, Lasagna in area, passa e apre, 89, Klaus rientra sul destro, insiste Klaus, e poi c'è calcio di rigore, questo contatto è da rigore, ed è pure giallo, ma certo, ma buttiamolo fuori, che vergogna. Mani sul volto per il mister. Il Lenz vince la partita. Pensavo di aver visto tutto in questa stagione. Van Yedder verso Borca. Occhio che sta riarrivando dentro Van Yedder. Borca chiuso. Così la partita. Il Monaco viene rimontato e perde in casa 2-1. Momento davvero difficile per la nostra stagione. Momento veramente, veramente difficile. E adesso mi dispiace che ci sia l'Europa League, perché per come sono fatto devo giocare subito la prossima di campionato e vendicare questa sconfitta. Però la realtà è che in questo inizio di stagione vendicare un qualcosa è diventato impossibile, e quindi forse l'Europa League arriva nel momento giusto per provare a concentrarci su qualcos'altro, svuotare un po' la mente e magari fare punti, ecco, poter recuperare un po' di morale, non so, nella sfida contro il Rapid, posto che sarà una sfida che va affrontata con concentrazione, perché altrimenti prendiamo gli schiaffi anche lì. E poi subito Montpellier. Insomma, il momento è difficile e molto nervoso, tanto da costringermi a fare un qualcosa che francamente non sono abituato a fare, ovvero rigiocare una partita all'interno della quale era successo davvero di tutto, e non si trattava di risultati, perché poi ne vedrete anche in questo episodio, in questa seconda parte di episodio, di risultati sfortunati, esagerati, sì, ma lì vi posso assicurare che era un qualcosa di fuori dal comune che non voglio che sia presente all'interno della mia serie, insomma. Quello che vi lascio però è questo piccolo momento che avete già annusato all'inizio della prima parte, in cui diciamo che mi sono un po' innervosito. Via sto pallone però, ragazzi, su, reattivi! Koundé superato e poi torna sul pallone, svegli! Movimento centrale di Touré che porta il pallone, dentro c'è Wenzelos che deve tagliare, non taglia e quindi Touré va da solo, chiude con i tempi perfetti naturalmente, lui che è reduce dalla Champions League vinta con il Tor Pignattara, fa un intervento del genere. Dai rigore! Bene, detto questo, non vi dico minimamente quale fosse la partita per non influenzare il vostro giudizio sulle prossime tre gare che vedrete, e a proposito, buona visione! Buonasera dall'Allianz Stadion di Vienna per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League 2021-22. In campo il Rapid e il Monaco per la gara d'esordio in casa Principato, in questa carriera a livello europeo, a livello continentale, insomma in Europa League. Un Europa League che ci siamo conquistati nella passata stagione attraverso il lavoro, il sacrificio, la forza di volontà e la qualità che avevamo e che quest'anno abbiamo in più, non abbiamo perso, anzi abbiamo guadagnato, e quindi dobbiamo ripartire da lì. Intanto inno Europa League.
Una qualità, dicevo, che abbiamo guadagnato, che abbiamo amplificato, ma che non sta dando i suoi frutti, perché forse manca qualcosa, mentre mister Marconi sta probabilmente ripensando a quel rigore inventato che ci hanno fischiato contro il Lens. Adesso pensiamo all'Europa League e pensiamoci con gli occhi della tigre, citando Rocky, e immaginiamoci il sottofondo di quella canzone lì, di una musica che deve caricarci e che dobbiamo sentire tutti, noi, i giocatori in campo e magari anche FIFA, perché non è possibile molto di quello che stiamo vedendo ultimamente. In campo così il Rapid con un 4-2-3-1 che ci spaventa, che rispettiamo, ma del quale onestamente non ci deve importare molto se il Monaco fa il Monaco. Questa è una discriminante che spesso cambia molto, no? E allora così in campo il Monaco con delle novità, una in particolar modo nel pacchetto offensivo, perché c'è il Sharawi al posto di Onyekuru, così come torna Florentino al posto di McTominay, almeno dal primo minuto, almeno per questa Europa League. Altro cambio, l'avete visto in basso, Aguilar dentro, Cuadrado fuori. Semplice turnover, non perché non rispettiamo l'avversario, ma perché giochiamo spesso mentre è cominciata la sfida e quindi dobbiamo far rifiatare un po' di giocatori, perché tra tre giorni sarà ancora Ligue 1, sarà Monaco-Montpellier e sarà un'altra battaglia come questa che, come detto, è cominciata. Affrontiamola al 200%, ragazzi. Le giocate centrali e poi la conclusione, Le Comte, a dire di no, primo brivido per la difesa della Monaco. Mentre qui sbagliano anche loro, rimessa per noi. Aguilar guarda Gelson, coppia che funzionava l'anno scorso e che proviamo a fare funzionare anche quest'anno, perché Martins si invola verso la porta, occhiata al centro, perché c'è Ben Yedder, ma c'è anche il piede di Giron che ha chiuso. Petrovic, disturbato bene da Aguilar che è entrato bene in partita, poi Ben Yedder fortissimo, e perché l'uomo stava tornando lì in difesa, ha guardato la porta e l'ha sentita soprattutto a modo suo. Ma palla sul fondo di quanto? Praticamente di niente. Testa di Koundé su Schobesberger, finora dietro abbastanza compatti noi. Apertura sul Faraone che prova a rientrare, arrivano le sovrapposizioni, il tocco è per Bissam, vicino sempre McKennie, la palla arriva, vicino anche Tchouaméni, McKennie se la porta sul destro, lo prova! E Strebinger mette in calcio d'angolo. Poi McKennie, limite, stavolta va sul mancino. Toccato il pallone dal difensore, poi ancora a non mollare West McKennie, il Sharawi fuori per Florentino, zona tiro. Scarica da Tchouaméni, a destra arriva anche Aguilar, ottimo Monaco in questo avvio. Aguilar alza il cross, sul secondo palo arriva Martins! Che gol di Gelson Martins, che ha preso l'ascensore e ha impattato benissimo il pallone. Un missile sotto l'incrocio, Rapid 0 e Monaco 1 con questo colpo di testa della numero 11. Un gol non da Martins, ma va bene così. A destra arriva Aguilar, ragazzi, ha appena chiuso Aguilar ed è già di qua a ripartire, incredibile. Vicino Tchouaméni la palla passa, Aguilar riparte, dentro Ben Yedder, palla per Bissam, in area, destro! E lui non sbaglia mai, secondo gol consecutivo, primo in Europa League, 2-0 Monaco. Punta l'incrocio Bissam, parte Ben Yedder e segna! 3-0 su punizione, non avevo visto nulla, e dobbiamo ringraziare le grafiche di FIFA da 2 anni a questa parte. Se l'è messa dentro il portiere, credo, ma chi se ne frega, doppietta di Ben Yedder, la prima stagionale, 3-0 Monaco. Serata positiva fino adesso, però io aspetto sempre a cantare vittoria. Rivediamo da qua, la fa passare sopra la barriera, la palla si abbassa e non ci arriva proprio in realtà il portiere. Palla verticale, sponda di Fontas, che scambia bene col compagno, è in zona tiro, siamo scoperti di là e c'è Stojkovic per il gol del 3-1, evitabilissimo, evitabilissimo, al 78esimo avanti 3-0, in teoria, Barreca dove sei, in pratica, importante è portarci a casa il risultato, ragazzi. Wagner, Schick, bene Aguilar che interviene, può rimandare Salemakers, che ha tanto campo, corre il tridente giovane del Monaco, la porta Salemakers, guarda il Sharawi, lo serve! E bentornato Faraone, 4-1, il primo gol di Stefan El Sharawi, esulta così, poker del Monaco, ma soprattutto, torno a ripetere, bentornato Stefan, è un gol che spero cambi un inizio un po' ibrido della sua avventura con il Monaco. È chiaro che ibridi siamo stati un po' tutti in questa primissima fase di stagione.
ultimo calcio di punizione della sfida. Battuto dentro con Draxler che chiude, con Barreca che allontana, con l'arbitro che fischia. Vince il Monaco e parte benissimo l'avventura in Europa League. 4-1 sul campo del Rapid Vienna. Un 4-1 che non deve illuderci perché giocavamo contro un avversario inferiore. Però come detto nel pre-gara abbiamo giocato da Monaco. E così, con la fiducia che torna, dobbiamo giocare anche contro il Montpellier. Con un El Shaarawy in più perché ha segnato e si è iscritto alla stagione. Con un Aguilar riscoperto al quale darò continuità, sono sincero. Almeno contro il Montpellier perché sono curioso di vederlo. Con il primo gol, se non sbaglio, no, il secondo stagionale di Gelson. E bene, bene tutti in generale. Bene Draxler quando è entrato, bene Wenzel Holz come sempre. Anche se sotto porta deve migliorare perché anche oggi ha avuto una potenziale occasione da gestire meglio. I 4 gol di Vienna non cancellano 3 sconfitte nelle prime 3 gare casalinghe della stagione. E quindi oggi contro il Montpellier è come una finale, è come una prova di maturità. Insomma, continuiamo a fare quello che abbiamo fatto vedere a Vienna. Continuiamo a fare il Monaco. Occhio alla Montpellier, ce l'ha sul destro, non lo libera. Soké ancora, Savanier cerca ora il destro, Lecomte risponde. Parte Kakuta, Onyekuru con la testa ma non benissimo perché la palla resta lì. Poi Touré la tocca a Kairne, gli porta via il pallone, accende il motorino. Contropiede, sta andando anche Ben Yedder, la palla è verticale e arriva Wissam che può portarsi a spasso Soké. Entrare in area, incrociare col destro. Omlin in angolo, partita viva al quarto d'ora. Stavolta è vietato facile, ballo Touré che deve stare attento. Tocco interno, Koundé superato e Montpellier in vantaggio. Montpellier in vantaggio al 20esimo. Ha segnato Delort. E dalla parte opposta Ben Yedder. Può portare a spasso il pallone. Va dentro McKennie. Servizio per lui in area di rigore. McKennie! Cosa ha sbagliato? Cosa ha sbagliato? Savanier a lottare con McKennie. Palla buona per Wissam. Che gira. Tchouaméni arriva sul pallone e apre dalle parti di Gelson. Che poi cerca il cross. Secondo palo Wissam! Ben Yedder! 1-1. E questo è un bellissimo gol. Bellissimo. Il cross di Martins sullo scatto di Ben Yedder che insegue e con il sinistro manda al bar il difensore e spacca la porta per l'1-1. Che rivediamo. Taglio interno e Mancino imparabile. McTominay. Occhio che sta andando senza palla Martins, come sempre servito dietro Tchouaméni. Servito pure lui, in area, sponda ancora, Onyekuru, fortissimo con Omlin che risponde. Ma lo riceve sui piedi e quindi va da Tchouaméni. A partire è Jensen, poi ancora Ben Yedder nello spazio, arriva Onyekuru largo. Ormai è zona tiro per Tchouaméni, che però non calcia, preferisce aprire su Aguilar, in area, va lui in porta, Omlin. Poi torna sul pallone Aguilar, suola, controllo, calcio d'angolo. Ci stiamo schiacciando e non dobbiamo. Kairnei, Kakuta. Delort a cercare, a trovare Pedersen. Sponda ancora Lecomte e poi segna Kakuta. 2-1 Montpellier. Sembra destinata a continuare questa crisi. 2-1 Montpellier. Incredibile. Soké chiude Badiashil. Cerca e trova Verskaren. Può ripartire il Monaco a un po' di Campoiari. In teoria anche fresco, ma sta tornando Savanier che non so con quale energia abbia ancora forza di spingere. Dentro però c'è Draxler, ci sono i compagni. Verskaren prende il fondo, poi la mette. Draxler anticipato da Mendes. È un incubo! È un incubo! Non so più che dire, non so più che dire, non so veramente più che dire. 4 sconfitte su 4 in casa. Viene incontro anche Ben Yedder che si gira, cerca subito lo spazio per andare. Supporto che trova in McKennie, c'è un contatto che è regolare, è giusto far giocare. Ben Yedder dentro, Onyekuru è regolare, al centro per Draxler, Sakho ancora, poi Onyekuru sul portiere. Onyekuru verso Draxler, si gira, cerca dentro Ben Yedder,
destro che è un passaggio a Boutel. McKenny verticale su Onyekuru che è scappato. Dentro c'è Ben Yedder che però è isolato. Onyekuru deve prendere il fondo, metterla dietro. Draxler su Boutel. Viene incontro Draxler che però si disinteressa del pallone. C'è Ben Yedder, fallo su di lui, si gioca, non so perché. Ben Yedder va in porta, prende Draxler che era in fuorigioco. Beh, è molto interessante, è molto interessante. Verso Draxler che si gira, riesce a toccare dentro per Ben Yedder, che questa volta fa gol al 14° tentativo, è 1-0. Poi ancora ci chiediamo perché perdiamo le partite. Gelson sta andando Majoral senza palla, lo vede Gelson, vediamo se Borca lavora. Lavora bene con il petto, va Majoral e resiste anche al secondo di difensore cost to cost di Majoral, che tocca dentro Bershkaren. E questo è un gran gol del Monaco sull'asse nuovi acquisti. Prima Majoral che lavora, poi Bershkaren che non sbaglia. Primo gol per il belga. E 2-0. E sul rilancio finisce così. Vince il Monaco, torna a vincere il campionato dopo parecchie settimane. Lo fa ancora in trasferta per la 2-0. E chiaramente sono più gli aspetti che continuo a voler sottolineare che non mi piacciono. Bene così, perché la sblocca Ben Yedder, raddoppia Bershkaren sul lavoro di Majoral. L'abbiamo vinta con il 4-2-3-1, quindi con un modulo che conoscevamo, un modulo anziano, veterano nel nostro caso. E in questa fase dobbiamo ancora sperimentare. Però probabilmente il 4-2-3-1, andando in controtendenza con quello che ho detto io all'inizio dell'episodio parlando del 4-3-3, ecco, probabilmente il 4-2-3-1 in questa fase può essere utile. Non ve l'ho fatto vedere prima, ci andiamo adesso in ufficio. Giocatore infortunato, si tratta di Ayer, 5 giorni, ok, perfetto, non l'avevo visto neanche io. Dopo il Montpellier ho voluto subito giocare la sfida contro l'Angers. Questa è la classifica che dobbiamo guardare, perché giusto così alla fine di questo episodio. Monaco 15° con 6 punti, 10 gol fatti, 10 gol subiti. Sono tantissimi quelli subiti. Siamo tra le, in realtà, sì, peggiori difese del campionato. Lontanissimi dallo Strasburgo, addirittura, che è in testa a 16 punti con il Paris, il Rennes. Poi seguono il Reims, il Montpellier, il Nizza, il Lione, il Bordeaux. Vi presento anche il prossimo episodio che arriverà la prossima settimana. Giocheremo contro una neopromossa subito. Poi ancora Europa League contro la Z, Lille e Nantes, perché in mezzo ci saranno sì le nazionali, ma ovviamente stavolta ruberanno anche meno l'occhio rispetto a questo episodio qui. Che vi ringrazio per aver seguito, se l'avete seguito fino a questo punto commentate con hashtag Bershkaren, sperando insomma di portar bene e di ripartire proprio con questo signore qui, anche se mi sono un po' stufato di dirlo e voglio farlo, il ripartire. Detto questo, lasciate appunto un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto per non perdervi i contenuti, visitate la descrizione, vi mando un bacione, never give up e alla prossima, ciao ragazzi!